qua è aperto, qua sono le linee di magazzino, no? Quindi qua dovrebbe essere chiuso. Allora, questo è la stazione dei treni, no? Abbiamo la linea 1 e la linea 2. Lì più avanti, sulla sinistra, c'è il deposito vagoni sdoganati. In teoria dovrebbe essere chiuso. Qua teoricamente già dovrebbe essere chiuso, perché lì quei vagoni. E invece è tutto aperto. C'è merce con piombi doganali. Possiamo passare anche dalle scarpe di fabbrica. Come potete vedere, qui non c'è nulla che blocca. E anzi, invoglia. Lì ci sono dei vestiti, perché? Perché la gente, come abbiamo visto prima nella recinzione, la gente entra e viene a dormire. E dormono qui. Questo è un mezzo di servizio, si deve spostare su. Il nostro gruppo è rimasto un po' colpito di vedere questa immensa area in completo stato d'abbandono e si chiede come mai un'area così grande non sia residenza comunale, potrebbe essere demaniale, adesso ci accerteremo, ma un'area così poteva essere valorizzata come il parcheggio Novi Sad. Siamo praticamente a ridosso dal centro, basta la stessa navetta che ha pensato il nostro geometra Sitta. E avevamo risparmiato un sacco di soldi, non c'eravamo venduti parcheggi per 39 anni, non c'era bisogno dell'allargamento ZTL, e questa è un'area. Io, se fossi il sindaco, in un qualche modo me ne sarei appropriato, avrei pagato in affitto quest'area dismessa, e qua ci stanno tutte le macchine che vogliamo.